Mettete da parte i litigi e mettetevi d'accordo una volta per tutte. L'invito a seppellire l'ascia di guerra che sta mettendo in crisi le istituzioni del settore del vino pavese e a lavorare insieme per un futuro migliore arriva niente meno che dal fondatore del Consorzio di tutela dei vini dell'Oltrepò, Giuseppe Fogliani, docente universitario, per lungo tempo direttore del Pio Istituto Gallini, ispiratore di innumerevoli innovazioni ed iniziative nel campo dell'agricoltura, fondatore oltre che del Consorzio nel 1960, anche della strada del vino dei sapori. A 95 anni suonati, il professore segue con attenzione quanto sta accadendo nel suo amato e sempre più bistrattato territorio. Perché il consorzio in qualche Questa maniera l'ho l'ha creata fondato. io. Ecco, cosa ne pensa? La strada del vino l'ho creata io. Tutte robe che mi fanno cascare le braccia. Mi fanno cascare le braccia. E adesso ci troviamo seduti per terra. Si dice che non possono coesistere delle realtà così diverse, quindi le cantine sociali, i piccoli No, agricoltori. Lei cosa ne pensa? Va riformato? ma è stata sempre così prima. Cosa c'entra? Il consorzio che compito ha è quello di controllare sotto il profilo tecnico, legale, eccetera, il comportamento dei viticoltori nella preparazione dei vini e quindi il consorzio. E questo. Adesso quello che mi dispiace è una cosa sola, che c'è anche il distretto che adesso si sostituirebbe al consorzio e allora lì insomma, la tragedia dell'Oltrepò Pavese consiste in una cosa sola, troppa cattiveria, non c'è unità. C'è invidia e ci sono queste cose che quando noi abbiamo un prodotto favoloso andiamo a finire che Ma c'è una speranza per il futuro, secondo lei? è difficile, è difficile. Io spero sempre, però è difficile perché conosco questo ambiente qui, io ho 95 anni compiuti, durante tutto questo periodo ne ho visto di tutti i colori e ho cercato in tutti i modi, in tutti i mezzi e sempre con l'università, quindi al di sopra delle parti di arrivare a portare il buon senso e l'aiuto, eccetera. Qual è il consiglio che dà, insomma, a chi oggi deve occuparsi? Di mettersi d'accordo, mettere da parte questa rivalità che c'è, ma vedo che invece di metterla da parte continua a aumentare. Questa è la tragedia.